Castelli. Capirete, sono tante le emozioni, i sentimenti che provo in questa sera, vedendo questa assemblea del popolo di Dio così raccolta, ben motivata per il fatto che loro è stato dato dal Signore un nuovo vescovo. Sentendo la pagina, la prima lettura questa sera, mi sono sentito tra quelle persone che il Signore utilizza, ma che umanamente parlando sono da ritenersi un po' come lo scarto. Umanamente non ci sono qualità da accampare, ma c'è solo da confidare umilmente e semplicemente nell'opera di Dio, che sa trasformare anche una persona modesta come me, poterla far diventare strumento di grazia nell'ottica sua. Saluto tutte le persone che questa sera sono qui e in particolare il mio carissimo padre arcivescovo metropolita, che vuole accompagnarmi e consegnarmi, come avete visto, il pastorale come segno del governo pastorale per un vescovo, per la sua chiesa. Saluto le onorevoli autorità nazionali, regionali, il signor prefetto innanzitutto di Cosenza, che ho conosciuto qualche mese fa in coincidenza con la mia nomina, ho avuto modo di apprezzarlo in episcopio e oggi ci fa onore anche della sua presenza in questa chiesa. Così saluto i signori sindaci ai quali ho già mandato il mio pensiero attraverso i sindaci di San Marco e di Scalea, così le forze dell'ordine, i loro diversi gradi, quanti hanno avuto l'amabilità anche di scortare questo piccolo corteo che vedeva padre arcivescovo metropolita, me e alcune altre persone che seguivano. Ecco, sono riconoscente a tutti loro perché esprimono a diversi livelli, a diversi gradi, non sa anche loro un servizio, che se cristianamente motivato sarà certamente ancora più fecondo di bene in mezzo a noi. Ma soprattutto vorrei dire alla Chiesa di San Marco Argentano Scalea, rallegrati, e anche voi tutti che la amate, parafrasando le parole di Isaia richiamate nell'antifona d'ingresso di questa quarta domenica di Quaresima, desiderando cogliere in essa il significato del mio primo saluto per questa assemblea liturgica, convinti che la parola del Signore dà senso e valore ad ogni evento della nostra vita, anche il più piccolo. Dando perciò inizio al mio ministero episcopale in mezzo a voi, nella detta chiesa di San Marco Argentano Scalea, desidero dire a ciascuno, ripetere a ciascuno il mio saluto come fratello del Signore, così come io sono presentato il giorno della mia elezione davanti al padre arcivescovo Salvatore Nunni, che la Santa Sede ha posto come metropolita della provincia ecclesiastica cosentina una qualifica affatto pleonastica, perché è capace di metterci tra i diversi gradi della gerarchia ecclesiale depositaria di carisma e di grazia, prima che strumento di vigilanza e di governo, riconoscendo pertanto a lui il ruolo di Presidente della Carità, secondo la nota espressione dei padri della Chiesa. Rinnova le eccellenze, da questo posto, i sentimenti di voto ossequio con il padre e pastore della Chiesa Cosentino Bisignanese, la mia Chiesa Madre, il cui volto, pur segnato da rughe e stanchezza, rimane sempre intimamente caro come quello della nostra mamma. Un grazie particolare ancora a lei per avermi accompagnato, appunto, come dicevo, fin qui, esprimendo anche così un ulteriore segno di stima e di affetto verso di me. Ancora una volta saluto il presbiterio cosentino, i sacerdoti presenti, i tra i primi, e rinnovo loro il cordiale pensiero, la fraterna amicizia, con la gratitudine per il pastorale donatomi il giorno dell'ordinazione, anche questa opera del maestro Gerardo Sacco. Devotamente saluto Sua Eccellenza Domenico Crusco, da oggi vescovo emerito di questa chiesa particolare, insieme con la gratitudine che si fa preghiera al Signore per i tanti meriti acquisiti presso di Lui nella comunità diocesana nel corso dei 12 anni di ministero vissuti in mezzo a voi e anche per quelli trascorsi precedentemente nella chiesa di Oppido Palmi. Questa sera non è qui perché delicatamente ha voluto lasciarci così lo spazio per il nuovo vescovo, anche per il metropolita,
quasi fosse la sua presenza ingombrante, ma così non lo riteniamo. Questi miei sentimenti valgono anche per il caro Monsignor Augusto Lauro, che durante il suo servizio episcopale in San Marco Scalea ha lasciato segni indelebili di amabilità, umiltà e zelo apostolico, qualità già conosciute a noi, tutti noi a Cosenza, fin da quando era assistente diocesano di Azione Cattolica e fino a quando è ancora ricoperto l'ufficio di vicario generale dell'arcidiocesi. A voi presbiteri diocesani, a voi religiose e religiose, diaconi e seminaristi, desidero rivolgere l'espressione del mio affetto più sincero, che vi raggiunga le vostre famiglie e nelle comunità dei fedeli presso le quali prestate la vostra opera pastorale. Mi preme salutare con particolare riguardo il Collegio dei Consultori, che come sapete è il collegio che resiste al piccolo terremoto che si crea quando cambia un vescovo, l'unico collegio resistente. Il capitolo cattedrale, anche quello. I componenti dei diversi organismi di partecipazione ecclesiale che collaborano per una pastorale organica. Credo che ora un po' tutti vi domandiate quale sarà il programma, il piano pastorale che dal nuovo vescovo desidero proporre alla Chiesa San Marchese. Ma visto che già Monsignor Cono, che ringrazio per quella bella e ricca riflessione che ci ha proposto, ha ricordato quanto già è valida l'attività pastorale in questa Chiesa, e come io intenda valorizzarla, seguirla, se possibile incrementarla. Mi dispenso perciò da fare questa sera una programmazione ampia, cosa che faremo invece a poco, anche per non appesantirvi questa liturgia così varia, così intensa e così anche ricca di spunti di riflessione. Però intendo rispondere a questa domanda che sottende probabilmente e si trova nel nostro cuore con le parole del Papa Giovanni Paolo II. Nella sua lettera apostolica al nuovo millennio in Eunte, il Papa dice: non si tratta di inventare un nuovo programma, il programma c'è già, è quello di sempre, raccolto dal Vangelo e dalla viva tradizione. Esso si incentra, in ultima analisi, in Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare. Il termine piano, poi, è andato perdendo valore nel corso di questi ultimi anni, decenni, per far emergere la peculiarità delle persone, della diversità delle forme organizzative, anche se permane l'esigenza di coordinare l'azione pastorale in una chiesa particolare. La proposta dell'uniformità, per esempio, bisogna sostituire la strategia della pastorale della convergenza, e cioè individuare alcune istanze di fondo, presentare alcune mete essenziali presso le quali orientare il cammino di tutti. Seguendo poi gli orientamenti pastorali dei vescovi italiani per il prossimo decennio, si dovrà dare particolare attenzione all'emergenza educativa, educando in primo luogo alla vita buona del Vangelo, che significa farsi discepoli del Signore Gesù, il Maestro che non cessa di condurre ad un'umanità nuova e piena. Vogliamo insieme augurarci che le nostre comunità divengano sempre più luoghi fecondi di educazione integrale, come i tanti documenti pastorali già elaborati in diocesi indicano, potendo essi dare ancora tanti buoni frutti, anche per il futuro, come ho detto. Così, per esempio, la regola di vita per il nostro presbiterio diocesano rimane un piccolo prezioso sussidio, mi pare di poter dire, perché ogni sacerdote possa arricchire la comunione presbiterale. Ma anche per me vescovo vale aver ben presente un itinerario di vita che qualifichi la mia identità e la mia missione. Mi propongo di essere quello che un mio insegnante di teologia, oggi novantenne, mi ha scritto esprimendo l'identikit del suo alunno vescovo, come lo vorrebbe: ricco di vita interiore, povero di fatto e di spirito, umile e semplice, senza pomposità esterne e vanitosi esibizionismi, vicino ai sacerdoti da incontrare e ascoltare, disponibile al dialogo con tutti, buono, prudente, ma coraggioso quando lo richiede il bene delle anime e della Chiesa. I compromessi feriscono la giustizia e la verità. Rispettoso dell'autorità civile e politica, senza però alcuna forma di servilismo,
promotore di una pastorale dinamica e rinnovata, con buona dose di fantasia. Questo programma breve ma intenso è frutto di saggezza sacerdotale e di grande libertà interiore. A conclusione di questo mio breve saluto, desidero ringraziare, come ho già fatto, tutte le autorità civili e militari di ogni ordine e grado qui convenute. Probabilmente ho dimenticato l'onorevole presidente della provincia, mi pare che l'avrò detto, ma è mio conterraneo, sa bene che sono così attento e amabile. I signori sindaci del centro dei comuni, con un particolare grande pensiero alle forze dell'ordine e ai gruppi di volontariato che questa sera hanno espletato. Grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere è fondere salvezza, rendere grazie e sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero della sua incarnazione, egli si è fatto guida dell'uomo. Generale e moderatore della Sofia, e giudice del tribunale ecclesiastico della regione Calabria. All'eletto vescovo di San Marco Argentano Scalea, salute e apostolica benedizione. Le parole di nostro Signore, con le quali egli stesso ha beato Pietro presso le rive del lago di Tiberiade, affidò il suo gregge: di giorno in giorno spingono noi affinché provvediamo con grande sollecitudine al bene di tutto il gregge del Signore. Dovendo provvedere certamente alla chiesa cattedrale di San Marco Argentano Scalea, vacante dopo la rinuncia del venerabile fratello Domenico Brusco, udito il parere della congregazione per i vescovi, come a noi è sembrato che sia stata fatta un'ottima scelta, se affidiamo da reggere a te, o diletto figlio, fornito di comprovate doti ed esperto di tutte le cose pastorali. Pertanto, con la somma potestà apostolica ti nominiamo vescovo di San Marco Argentano Scalea, con i diritti e gli obblighi. Permettiamo che tu riceva l'ordinazione da qualunque vescovo cattolico fuori la città di Roma, osservate le leggi liturgiche e premesse la professione della fede cattolica e il giuramento di fedeltà a noi e ai nostri successori, secondo i sacri canoni e la consuetudine. Inoltre, ordiniamo che questa folla sia proclamata al clero e al tuo popolo. Questi esortiamo affinché ti accolgano festosamente e rimangano a te uniti. Infine, per te, o diletto figlio, invochiamo i doni dello Spirito Paraclito, aiutato dai quali possa annunciare ai fedeli affidati alle tue cure con le parole e ancora di più con l'esempio il Vangelo di Gesù Cristo, singolare scuola di verità e di sapienza, di santità e di amore, di libertà e di pace. Ti assista benigna la Beata Vergine Maria e a codesta carissima comunità ecclesiale, dato a Roma presso San Pietro nel giorno 7 del mese di gennaio, nell'anno del Signore 2011, sesto del nostro pontificato. Benedetto Papa XVI, Nicolaus Teveri, protonotario apostolico. Rendiamo grazie a Dio. Fratelli e sorelle in Cristo, per grazia di Dio e designazione della Santa Sede Apostolica, da questo momento il Vescovo Leonardo è il terzo pastore della Santa Chiesa di Dio che in San Marco Argentano Scalea.